50 anni di passione e di attaccamento alla maglia grigia che gli Ultras 74 festeggiano in questo fine settimana con una serie di eventi. Partiamo domani mattina con una mostra alle 11 di Cimeli in via Alessandro III, poi alle 17.30 scopriremo una lapide in onore di Capo Mario qua nella curva, alla sera la festa in cui invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare o perlomeno chi frequenta la gradinata nord. E poi alla domenica di venire in tanti in curva allo stadio per celebrare i nostri 50 anni di Ultras. Ce lo mettiamo per chi non c'è più, per chi ci guarda da lassù, ma soprattutto per noi. Un gruppo che cresce e che rimane unito sia nei momenti gloriosi come quello della promozione in B, come in quelli dolorosi con la retrocessione della scorsa stagione, ma pronto a sostenere la nuova forza e coraggio per risalire presto la china. È stata dura, ma comunque noi ci crediamo, anzi siamo ancora più forti come gruppo. Lo si vede da come stiamo organizzando questa festa per i 50 anni. Mi auguro che proceda tutto bene e si possa arrivare primi e ritornare di nuovo in un campionato che ci merita, soprattutto la piazza e soprattutto la tifoseria. Un invito particolare che faccio a tutti è di venire sabato sera alla festa, ore 20 presso la casa di quartiere in via Verona, e poi di riempire la curva per festeggiare degnamente i nostri 50 anni. Volevo invitare, è sempre il nostro ospite, il nostro ex presidente Luca Di Masi, a cui vogliamo bene, che venga pure qua allo stadio. Siamo ancora qua, più agguerriti che mai, per seguire la forza e il coraggio.